Carola Rackete sarebbe stata fermata dalla polizia in Germania, insieme a diversi attivisti ambientalisti che si sarebbero opposti allo sgombero della foresta dell'Assia Donau-Röder-Forst per lavori di ampliamento della rete autostradale. Tra loro ci sarebbe stata per l'appunto proprio lei, la famosa Carola Rackete, ex capitana, famosa per il suo comando della Sea-Watch. Come la DPA ci informa ampiamente, Rackete sarebbe stata portata via da una casa sull'albero custodito dagli attivisti insieme ad altre persone per evitare l'abbattimento di circa 27 ettari di foresta nell'ambito dei lavori di ampliamento dell'autostrada A49 presso Homberg. Adesso Carola si troverebbe in custodia cautelare, da come si legge sul web. In una dichiarazione, la donna di 32 anni di età, ex capitana della Sea-Watch, avrebbe incoraggiato tutti alla resistenza. In particolare avrebbe detto: "Non possiamo rimanere a casa a sperare che altri faranno il lavoro sgradevoli per noi". Questo dunque sarebbe quanto, il video termina qua, iscrivetevi, seguite, commentate, un saluto caro da Leandro, un narratore italiano, ciao!